Ciao a tutti ragazzi, come va? Spero tutto puttane, ebbene sì. Oggi siamo sulla seconda puntata di Assassinamenti Crudeli 4, bandiera bianca sporca di sperma bianco. Purtroppo in questi ultimi giorni mi sono rincoglionito su come si gioca, perché come voi non sapete in passato io giocavo sulla vecchia scatola 360, ma purtroppo non avrò mai una cattura schermo perché non ho voglia di comprarla e poi ho da spendere soldi dietro alla mia pollastrella, ma comunque vi godrete questo video come i porno che vi vedete la sera. Cazzo, sono capitato in un punto delle isole delle Caraibi che nemmeno io so dov'è, sicuramente non lo so perché non ci sono mai stato in questo posto di merda, ma pulito come il cesso dopo aver tirato lo sciacquone. Vorrei vedere mia nonna in questo posto, sicuramente si arrapperebbe e andrebbe a fare sesso con uno sconosciuto inglese con i capelli bianchi e il cazzo corto, perché quel che Mister Dinosauro mi ha detto che gli inglesi hanno il cazzo bianco, visto che lui è gay e molto esperto in questo ambito sanitario e sessuale. Non mi potevo certo aspettare uno più figo di me. Dubito pure che nel mondo di oggi esista un coglione più figo di me. Saggio di merda, quante cazzate sparite, oh! Per quelli di voi che non sanno dire tante cazzate e hanno la bocca minuscola come quella di dinosauro, vi invito seriamente di comprarvi una pistola e spararvi. Oh raga, ma qua ci sono dei pezzi di merda made in British che stanno parlando italiano, cazzo. Come sapevamo da tanto tempo, anche l'italiano è una lingua internazionale come il povero inglese di merda, dinosauro. Naturalmente non ti chiedo scusa per aver detto lingua inglese di merda. No, ma chi si offende se lo chiami lingua di merda? Ok, ora mi dovete dire perché cazzo gli inglesi, o meglio i britiscesi, hanno i vestiti rossi. Per caso le loro madri usano i loro vestiti come assorbente? Anche se non saprò mai questa risposta, vi invito a lasciare un commento sulla domanda. Perché i britiscesi hanno i vestiti rossi? Se non lascerete un commento penserò seriamente che siete dei figli di puttana e che il vostro padre è morto. Ho capito, sai citare che te sei speciale, però ora non iniziamo ad offendere gli iscritti, per favore, ti prego. Questo è il mio video e offendo chi mi pare e quando e dove lo voglio io, quindi gli iscritti per me possono pure andare a fanculo. Se volete, per caso, tanto per sapere, vi posso mostrare la strada per un vaffanculo inficcato nel culo di vostra madre. Io non so condurla per mare. Posso farlo io stesso, tranquillo. Non vorrete fuggire con la mia nave, vero? Sono Duncan. Il vostro nome, amico? Steve Bonnet. Bene, signor Bonnet. Che rimanga fra noi. Sono in missione segreta per conto di Sua Maestà il Re, Dio lo protegga, e devo arrivare a L'Avana al più presto. Ah, che sollievo, signore. L'Avana è anche la mia meta. Le strade si uniscono. Siamo alleati, dunque. Ah, ne sono lieto. E dire che vi avevo preso per un pirata. Davvero? Già. Avete un insolito modo di comportarvi. Svelto e diretto, se posso dire. Mi avete spaventato. Ma, tutto considerato, si direbbe che sia stato il mio giorno fortunato, esatto? Questo farabutto di merda ha appena ingannato un ciccione che mangia solo pasticci e la sera, invece di scopare o vedere porno, va a riempire il suo cesso, che prima che lui entrasse era pulita, così pulita che si poteva bere l'acqua da là. Poi, una volta uscito, lui, dopo aver fatto merda, sciolta e dura, calda e fredda, tutta la casa è da demolire. Avete appena visto una mappa sporca di merda, che vi fa proprio vedere dove è fanculo. Vi chiederete perché cazzo siamo ritornati qua, perché quando ho raggiunto una barca pensavo che c'erano belle fiche, ma poi vedo che ci sono solo gay morti di cazzi. Con questa cesta di frutta ci farò un picnic con la mia pollastrella di seguito, lo darò a mia nonna visto che anche lei deve rimorchiare qualche ragazzo. Cazzo, questo sì che si chiama mare azzurro. Spero che non ci siano squali bianchi assassini morti di cazzo. Fortunatamente loro mangiano e molestano solo i gay, non penso proprio che vogliano un uomo vero come me. E poi ho pure la felpa dell'assassino crudele, quindi michi e andatevi a succhiare il vostro piccolo cazzo, o meglio cazzino. W krystalicznie czystych morzach Rio Mare wybiera najlepsze tuńczyki.
Riomara dobiera doskonałą oliwę z oliwek i podaje na twój stół tuńczyka o unikalnym smaku, tworząc atmosferę prawdziwej włoskiej kuchni. Riomara. Żaden tuńczyk nie smakuje lepiej. Che cazzo di lingua è mai questa? Baffanculo a quel paese dinosauro di merda obeso del cazzo, non sai fare un cazzo, scusa, una cosa sai fare, sai mangiare come un porco, maiale. Scusa, scusa, saggio, non l'ho fatta apposta, è che mi è partito il click del mouse. Tu e il tuo mouse di merda, guarda faccio da solo, se ti chiedo qualcosa me lo fai solo a metà. Insalatina? Insalatuccia? Insalatissime Riomare! Tante ricette con ottimo tonno e verdure per arricchire le mie insalate o da gustare così. Insalatissime Riomare, piùissime, non si può. Insalatissime Riomare! Tante ricette con ottimo tonno e verdure per arricchire le mie insalate o da gustare così. Insalatissime Riomare, piùissime, non si può. Altro che insalate, io voglio gnocchi. Se andate a mangiare il tonno di Riomare pensate alla gnocca della pubblicità, muciaccia. Comunque ragazzi, ho tolto la voce a dinosauro perché continuava a dire quella parola che la sera invece di sognare fiché sogno la parola arriva. Per quelli di voi che non sanno che cazzo significa come me, significa ragazzi, in romano, i suoi amici romani gli hanno inficcato questa parola in dialetto che ora al posto di dire ragazzi vado in bagno dice, arga posso andare al cessino per fare la cagatella. Come se dovesse chiedere se deve andare in bagno. E te chi cazzo sei? Sono il tuo servo pomodoro, grande saggio il mio re, il mio padrone, il mio dio. Te sì che sai come mi deve chiamare, non come quei altri tre coglioni del canale che fanno i segaioli su YouPorn invece di montare video. Oh ma che dite voi, vi siete fumate due canne? Innanzitutto iniziamo dal punto di vista che non mi avete tolto il volume del microfono perché io sono un pro e so come risolvere le cose. Seconda cosa, te non sai assolutamente niente di noi. Non sai proprio come montiamo i video. Io li monto meglio di te. Naturalmente ragazzi, se pensate così, mettete un mi piace sul video oppure lasciate un commento sotto il link. Ma che cazzo dico link? Cioè, sotto in descrizione. Stupido nabbo di merda, non sai parlare, non sai cagare e soprattutto non sai scopare, ma a parte questo, ti voglio chiedere per favore, ti potresti togliere del mio video che me lo stai rovinando, al posto di 50 pollici in figa tua, ti becchi 50 pollici in giù per la gola, anzi non te lo chiedo nemmeno, servo di merda. Butta fuori quel rincoglionito del cazzo. Ho visto un buon numero di stranezze, sì. E ragazzi è il momento di dire vaffanculo e arrivederci perché siamo alla triste fine del secondo episodio di Assassinamenti Crudeli 4 Bandiera Nera Sporca di Sperma, comunque inficcate un mi piace nella fica di dinosauro e lasciate un commento da professionisti e naturalmente vi dovete iscrivere altrimenti sarete dei pezzi di merda senza un padre e con una madre che vive nella tangenziale di sera.